Un buon test a Taormina per preparare la gara casalinga con il San Biase. Sì, questo test è stato importantissimo per rivedere molto gli assetti della squadra, soprattutto come carattere, grinta, voglia, anche se questo 4-0 con il Taormina non è che conta tanto, conta soprattutto quello che ho detto precedentemente. Speriamo di metterlo in campo anche di più rispetto ad oggi. Continueremo ad allenarci, a fare bene, sperando che affrontiamo il San Biase come abbiamo affrontato Palazzoro, con la stessa grinta. Affrontate una squadra che ha perso 4 delle ultime 5 partite, probabilmente è comunque un San Biase che non può più sbagliare. Sì, anche questo diciamo non è che ci penalizza, diciamo mette in avversario molta più grinta, perché giustamente reduce da 4 sconfitte, pesano, ma a noi non è che ci importa quello che ha fatto il San Biase. Noi dobbiamo continuare per la nostra strada e fare bene. Dopo essere stato condizionato un po' da un infortunio, hai trovato una certa continuità di rendimento nelle ultime settimane, peraltro la difesa è il reparto nel quale vengono schierati più under. Sì, questo sì, ritorno all'infortunio, ma diciamo che adesso mi sento benissimo con le gambe, ora bisogna aggiustare tutto mentalmente, devo rientrare a pensare bene, a fare bene come penso che stia facendo nelle ultime gare. Ti sei ambientato facilmente, perché in questa squadra ci sono tanti elementi che erano cresciuti nella Berretti del Milazzo, con la quale avevate fatto peraltro benissimo. Sì, ma non conta per ragazzi che erano già con me, conta di più stringere con i nuovi ragazzi, quindi non mi trovo benissimo con tutti. 3 gare su 4 in casa, il calendario vi dà una mano, c'è la possibilità di riconquistare subito questa vetta che peraltro è distante appena 2 punti. Sì, le 2 partite in casa consecutive ci fanno molto bene, soprattutto in questa fase di campionato che le squadre ancora sono strette in classifica, cioè sono corte. In casa abbiamo fatto sempre benissimo, abbiamo ottenuto soltanto un pareggio e continuiamo, spero di continuare a fare così con la squadra. Le uniche 2 battute d'arresto sono arrivate in trasferta, cosa è mancato? Probabilmente è anche qualche battuta d'arresto fisiologica per una squadra comunque molto rinnovata che sta imparando soltanto adesso a conoscersi bene. No, vabbè, questo diciamo che conta poi il conoscersi, anche perché abbiamo avuto un mese di ritiro dove ci siamo conosciuti benissimo tutti tra di noi. Ora conta soltanto mettere la testa a posto, le gambe ci sono. Fare bene domenica. Qual è la rivale nella corsa alla promozione? C'è soltanto il Cosenza o credi che possa inserirsi qualche altra formazione, magari una sorpresa come la Gelbison? No, secondo me le 4 squadre che sono in testa, metto anche le Città di Messina, perché anche loro hanno una buona squadra, un buon reparto offensivo. Secondo me le 4 squadre che sono per ora in testa.